Se il tuo sogno è di lavorare nel mondo delle auto ed essere padrone di te stesso, la soluzione potrebbe essere aprire un centro di car detailing con noi. Trovi le info qui sullo schermo. Butta giù. Di 500 Abarth preparate ne abbiamo viste tante, ne abbiamo provate diverse, ma pare che questa qui sia particolare. 450 cavalli su un banco molto tirchio, quindi probabilmente alla ruota neanche di più. Allora, siamo qui col preparatore. Raccontaci, diciamo in due minuti, il succo di quello che è questa macchina. Vai! Allora, è una macchina dove si è racchiusa tutta la nostra esperienza, tutti i nostri test, e sono 12-13 anni che seguiamo in maniera specifica questo marchio, questo tipo di motore. Ok. E qui c'è la massima espressione di quello che noi sappiamo fare. È un classico T-Jet, pistoni, BL, forgiate, albero motore lavorato, equilibrato. Questo motore nasce per girare a 6500 giri circa, e qui giriamo a 8,3-8,4. Ecco. E nel caso specifico, in full boost, siamo a 2,4 di pressione costante. Racchiude qualche dettaglio molto particolare che non si vede comunemente. Potrebbe essere il collettore di aspirazione in carbonio, bonetto, che quando l'abbiamo montato era in forma prototipo, praticamente non ce l'aveva nessuno, e noi l'abbiamo sperimentato e funziona bene. È una turbina Sona 4951, turbina particolarmente efficiente, che inizia ad andare forte sopra i 2 bar di pressione. Sotto lavora lo stesso, ma non rende come altre turbine. La testa è una testa completamente lavorata CNC, con l'effetto di dimpling sull'aspirazione, valvole maggiorate, molle, rinforzate, piattelli, tutto quello che si racchiude all'interno di questo motore. Condizioni di testa ad anelli, perché con questa pressione non potremmo far diversamente. Poi un altro dettaglio interessante, e siamo abbastanza orgogliosi di essere stati i primi a montarlo, è il cambio a denti dritti che abbiamo sviluppato con Prina, e studiando molto bene la rapportatura, perché ovviamente la 500 ha grossi problemi di trazione quando si arriva a queste potenze. Anche perché qui siamo all'incirca sui 500 newton di coppia, quindi, quindi insomma ha una prima molto lunga, perché altrimenti sarebbe inutilizzabile, sfiora i 100 km orari, e poi le marce sono tutte spaziate per circa 30 km orari l'una dall'altra, poco più, tranne il passaggio tra seconda e terza, e la terza è la marcia che sviluppa qualcosa in più. Allora io farei magari parlare Lauro, così ci racconta. Sì, esatto, è il nostro tecnico dell'elettronica. Raga, ma guardate quanto è bella questa Subaru Impreza. Guarda qua, ci sono tutte le foto, targata italiana, cerchi oro, macchina nera, bella, veramente bella. Guida sinistra, carina anche internamente, sotto magari un poco di rugginina, vediamo dalle foto, non eccessiva però, dai. 142.000 km, direi più o meno nella norma. Cos'è che c'è scritto qua, ragazzi, scusate? Giugno 2012, 312.000 km, chilometrata 184.000, è arrivata a 204, 254. Quindi tra un po' stava tornando ai 300.000. Schilometrata 142.000 km. Schilometrata 2 volte. Questa è una macchina che arriva dalla Polonia, è passata anche dalla Lituania, quindi ha fatto proprio il giro turistico dei posti dove le macchine è meglio che non passino. Febbraio 2023 era in vendita. Qualcuno forse l'ha anche comprata. Scommetto che tu non vuoi essere uno di questi qualcuno. Allora ti conviene utilizzare l'applicazione che hai appena visto, che si chiama Car Vertical. Trovi il link in descrizione e anche nel primo commento qui sotto, e hai anche il codice sconto che vedi qua, che ti dà il 20% di sconto per scoprire la verità sulla tua macchina, sulla macchina che vuoi comprare. Ti conviene usarlo. Allora, siamo qui col Belin, venuto anche oggi da Genova. Ci siamo incontrati in Veneto per questa macchina, perché ha seguito chiaramente l'elettronica. Quindi raccontaci, cosa hai combinato? Vi racconto che questa è una macchina che è stata fatta quando ancora M era in auge, prima di essere venduta per, dicono, 53 milioni di dollari a una grossa azienda, la quale poi ha deciso di dismettere il progetto Infiniti. E quindi purtroppo queste gran belle centraline non fanno più. Però qua c'è. Qua c'è, e questa è una delle tante che è stata fatta con Infiniti, che ha veramente delle gran belle prestazioni. È proprio un peccato che non le facciano più. Era un po' macchinosa da montare, perché per rendere compatibile l'elettronica con le funzioni della macchina bisognava lasciare in parallelo anche la centralina originale, cosa che adesso con le MaxEQ che abbiamo progettato per l'Abarth non è più necessaria. Quindi i kit che si fanno ora si fanno con un altro marchio, e
con un altro sistema che non prevede più la funzione piggyback, cioè il mantenimento della centralina originale per le funzioni basiche della macchina. Quindi questa invece ce l'ha ancora? Questa ce l'ha ancora e quindi era un po' rognosa da montare. Aggiustando la carburazione cilindro per cilindro e l'anticipo, tu riesci a mantenere un'uniformità del motore, fatta sì che la rottura, che comunque è sempre dietro l'angolo, sia il più lontana possibile. Okay. È ovvio che non si può garantire la non rottura in un motore che è nato per 130 cavalli e poi lo porti quasi a 500. È un po' un azzardo dire sì, te la garantisco, vedrai che non succede niente. Okay. Non esiste però, proprio. Qualche anno che... Però effettivamente qualche anno che la macchina tira e il proprietario non ha certo il piede leggero, anzi ha il piede di marmo e quindi... Direi che ti imbotta bene. Bene. Allora, prima di salire, è interessante secondo me dire che questa macchina non è stata seguita solo a livello motoristico, ma c'ha anche a livello telaistico dei pezzi molto interessanti a tutto l'assetto Ohlins e non solo, giusto? Sì, giusto. Monta l'intero listino DNA che sviluppano componenti... Il listino dedicato a quest'auto praticamente, che noi abbiamo montato un pezzo alla volta proprio per capire le differenze che c'è rispetto... Bello. All'originale non abbiamo preso tutto e montato tutto, ma un pezzo alla volta. Bello. Si è dovuto lavorare tantissimo sulle quote, perché tu puoi montare questi pezzi, ma se non li tari correttamente le quote assetto sul banco, la macchina non sta in strada. Okay. E quindi si è lavorato tantissimo. Nello specifico monta barre rinforzate davanti e dietro, completamente su Uniball, trapezzi, ponte dietro, piastre camber, distanziali, rinforzi telaio. Tutto quello che è disponibile è stato montato e noi abbiamo certificato un'efficacia, cioè effettivamente funziona tutto. Ok, e poi anche di carrozzeria vedo che comunque ha... Sì, allora ha un kit allargamento e cofano con le prese d'aria fatte da Cadamuro Design e poi qualche dettaglio particolare, tipo il labbro da anteriore e il posteriore che è molto carino, tutto carbonio vero. Bello, molto figo. Beh, allora andiamo. Sì. Andiamo. Si sente che bella solima, senti il rumore, questo è il cambio? Sì, il cambio con i denti dritti lo fa sto rumore, cioè fischia un po' di più, però fidati che è tipo cambio da rally, ma è comunque compatibile con una guida per strada. Quindi scusa, mi dicevi che il rolling l'hai messo sul clutch? Sì, sul lo facevo col Nossio una volta questo. No? Sì, hai un interruttore per cui cambi la funzionalità del clacson in un'attivazione di qualcos'altro. E io lo facevo col Nossio, adesso glielo faccio fare col rolling. Ok. Schiacci il clacson e butti giù il gas. E quando poi molli il clacson, la macchina parte. Ma porca miseria, bello rumore qua. Che cazzo di suono che fa comunque? Non sembra più una parte. No, ma il cambio fischia. No, ma oltre al cambio, il suono proprio del motore turbo eccetera non c'entra più niente con una. No, beh, no, questa è una macchina da corsa travestita poi alla fine. Esatto. Proviamo allora un secondo, Sì. Proviamo, dai. Questa è ancora una mappa easy, cioè... Porca miseria! Comunque, bella, eh! Vedi, è un'auto da tutti i giorni, ragazzi. Tutto nella norma. Fai una prova in full boost. Facciamo una prova in full boost. Quindi adesso mappa, due bar. Allora, adesso la proviamo full maxi boost. Una mini accelerata l'abbiamo fatta, ma la GoPro si era surriscaldata. Speriamo che adesso mantenga un pelo. Porco due! È lungo comunque un po' il cambio, vero? La prima è molto lunga. No, minchia Laura, ma fa paura sta cosa, oh! Secondo, proviamo, dai. Dio santissimo! Allora, però è comunque abbastanza stabile, dai. Sì, non riesco.
riesce a attaccare in terra. Sì, che finisce la marcia subito, cazzo, certo. In un secondo. Però io ne ho viste tante, fatte da altri, che sì, sgommano a tutta forza, però non fanno dei metri. Qua gli hanno fatto un bel assetto. Un bel assetto. Gomme giuste, la macchina scarica, è divertente. Minchia, in terza è paurosa, oh. Io a 300 non l'ho mai provata e non la provo. No, esatto. Però questa ai 300 li passa di brutto. Sì. Ecco, così, allora, butta giù. Vai. Va molto forte. Porca miseria, ma è pericolosa sta cazzo. Vabbè, sulla statale, oh, ragazzi, sono ondeggiamenti che li devi gestire. Tutti, secondo me 470, sì, sta sì, macchina ce li ha tutti, cioè è spaventosa. Allora, tieni schiacciato il clacson. Sì, ok. Dai, butta giù tutto. Palla. Allora, la cosa migliore è farlo quando i giri saranno già giusti, quindi okay, se tu ti metti per dire a 5000, sì, in seconda e tieni schiacciato. Aspetta che riprendiamo il sì, dritto. Allora, seconda, butta, ok, butta giù. Questa 500 Abarth, signori, questa 500 Abarth è la più estrema che io abbia mai provato, soprattutto anche perché non era solo tanta potenza, ma era completa: gomme, assetto, barre, barrette, cambio, qualsiasi cosa vi venga in mente, più le mani d'oro di Lauro, che hanno fatto una elettronica top. Quindi unendo meccanica top, elettronica top, questa macchina sono 3 anni che scanna come i pazzi a 2 bar e 4 di pressione senza rompersi. Aspetto tutti i vostri bellissimi commentini, ma è solo una 500, troppi soldi, metteteli tutti, che a me piace tantissimo che alzate l'engagement del video, quindi mi raccomando, lamentatevi bene che è alla grande. Vi ringrazio per essere stati oggi qui con me a vedere anche una bellissima 500 con il rolling launch. Non l'avevo mai vista neanche io, soprattutto nel clacson. E noi ci vediamo in un prossimo video qui sul canale Passione Motori. Un saluto.